Gloria a Dio, la pace del Signore sia con tutti noi, cari nella grazia. È vero, ho fatto un po' tardi per chiamarvi, ma il Signore sa ogni cosa. Ho aspettato che finiva il filmato di Gesù e poi si è fatto più tardi. I contrattempi sono sempre al giorno di oggi, come prima. Cosa? Stasera il Signore sicuramente farà miracoli a tutti noi. Innanzitutto vogliamo pregare e benedire la parola di Dio in Apocalisse 19. Che il Signore possa perdonare i nostri peccati prima di ogni cosa e che possa darci quella gioia che in questo momento, dal più piccolo al più grande, stiamo cercando nella pace e nella gioia del suo figliolo. Il benedetto in eterno. Padre Santo, Dio d'amore, giunto a questo momento, vogliamo mettere tutto davanti al tuo figliolo Gesù Cristo. Padre, tutto quello che in questo momento desideriamo è essere sempre più vicino a te, attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo. È vero che non meritiamo questa grazia, è vero che non meritiamo niente, perché siamo sempre persone con il collo duro e cerchiamo sempre di deviare. Ma stasera, Signore Padre, ungici dall'alto e fai di noi persone nuove. Persone che desiderano acquisire saggezza, potenza, sicurezza, felicità, gioia e salute. Principalmente la salute, Padre, perché la salute è la cosa più bella che ci esista al mondo e noi stasera, Padre, te lo chiediamo nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo. Ungici. Padre, ricopri ancora tutto il mondo intero con le tue mani potente e donaci quella spiritualità, quell'intelligenza, quell'amore che abbiamo bisogno. È vero, Padre, che tutto questo che ti chiediamo è assurdo. Non lo meritiamo,
ma siamo convinti che tu ci hai perdonato e ci darai quello che ti stiamo chiedendo, perché te lo stiamo chiedendo per grazia. Te lo stiamo chiedendo per amore del tuo figliolo, Gesù Cristo. Grazie, Padre, questa gioia e questa misericordia. Siamo sicuri che tu ce la dai. E soprattutto, Padre, ti chiediamo di benedire le nostre famiglie, dal più piccolo al più grande. Benedici soprattutto ancora le vedove, gli anziani, i senza tetto, gli ammalati, gli orfani. Ancora quanti sono senza lavoro, ancora quanti sono nei paesi bassi, nei paesi sottosviluppati. Sì, Padre, ti chiediamo nuove unzioni per tutto l'universo. Grazie, Padre, che tu sicuramente non ci abbandonerai mai e ci darai ciò che stiamo veramente aspettando con gioia, con amore e con potenza. Grazie, Padre, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a te, Padre. Sto per mettere il MP3 di Apocalisse 19, che lo leggerà in italiano, versetto per versetto, e in inglese, versetto per versetto. E ve lo trasferisco in chat. Una felice buona serata a tutti quelli che sono nella chat e hanno messo stasera, sto guardando la trasmissione. Dio sicuramente vi benedirà, e non solo a voi, anche quelli che sono dietro le quinte, che ascoltano e vedono la trasmissione e non hanno aderito a presentarsi, sono qua ad ascoltare. Anche per loro c'è una benedizione eterna. Dio stasera benedirà tutti, dal più piccolo al più grande.
A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen. Ascoltiamo l'MP3 in italiano e in inglese. Revelation 19 Apocalisse 19 1 al 100 circompresso dopo queste cose udii come una gran voce d'una immensa moltitudine nel cielo che diceva alleluia. La salvazione, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio. Revelation 19 1 al 100 circonflesso after these things there came to my ears a sound the like the voice of a great band of people in heaven sing. Praise to the Lord, salvation and glory and power be to our God. Apocalisse 19, 2 a 100 circonflesso, perché verace e giusti sono i suoi giudici. Poiché egli ha giudicata la grande retrice che corrompeva la terra con la sua fornicazione e ha vendicato il sangue dei suoi servitori, ridomandandolo dalla mano di lei. Revelation 19, 2 a 100 circonflesso for true and upright are his decisions, for by him has the heavy woman been judged, who made the earth uncalling with the sins of her body, and has given her punishment for the blood of his servants. Apocalisse 19, 3 a 100 circonflesso e dissero una seconda volta, alleluia, il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Revelation 19, 3 a 100 circonflesso and again they said, praise to thee, Lord, and their smoke burn up forever and ever. Apocalisse 19, 4 a 100 circonflesso e i 24 anziani e le 4 creature viventi si gettarono giù e adorarono il Dio che siede sul trono, dicendo, Amen, Alleluia. Revelation 19, 4 a 100 circonflesso and the 4 and 20 rulers and the 4 beasts bent down on their faces and gave worship to God who was seated on the high seat, saying, Even so. Praise to thee, Lord. Apocalisse 19, 5 a 100 circonflesso e una voce partì dal trono dicendo, Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete piccoli e grandi. Revelation 19, 5 a 100 circonflesso and a voice came from the Isaiah, saying, Give praise to our God, all you his servants, small and great, in whom is the fear of him. Apocalisse 19, 6 a 100 circonflesso, poi udì come la voce di una gran moltitudine, come il suono di molte acque e come il rumore di forti tuoni, che diceva, Alleluia, poiché il Signore il Dio nostro, l'Onnipotente, ha preso a regnare. Revelation 19, 6 a 100 circonflesso, and there came to my ears the voice of a great army, like the sound of waters, and the sound of loud thunders, saying, Praise to the Lord, for the Lord our God. Ruler of all, he is King. Apocalisse 19, 7 a 100 circonflesso, rallegriamoci e giubiliamo e diamo a lui la gloria, poiché sono giunte le nozze dell'agnello, e la sua sposa si è preparata. Revelation 19, 7 a 100 circonflesso, let us be glad with the light, and let us give glory to him, because the time is come for the Lamb to be married, and his wife has made herself ready. Apocalisse 19, 8 a 100 circonflesso, e le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Revelation 19, 8 a 100 circonflesso, and to her it was given to be clad in delicate linen, clean and shining, for the clean linen is the righteousness of the saints. Apocalisse 19, 9 a 100 circonflesso, e l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. E mi disse, queste sono le veraci parole di Dio. Revelation 19, 9 a 100 circonflesso, and I said to me, put in the book. Happy are they who accept the breed feast of the Lamb, and I said to me, these are the true words of God. Apocalisse 19, 10 a 100 circonflesso, e io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. Ed egli mi disse,
guardati dal farlo. Io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli che servono la testimonianza di Gesù. Adora il Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Revelation 19, 10, accento circonflesso, and he ran on my face before his feet to give him worship. And they said to me, see you do it not. I am a brother servant with you and with your brothers who keep the witness of Jesus. Give worship to God, for the witness of Jesus is the spirit of the prophet's word. Apocalisse 19, 11, accento circonflesso, poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. Revelation 19, 11, accento circonflesso, and the heaven was open, and he saw a white horse, and there was seated on it was the maid certain and true, and he is judging, and making war in righteousness. Apocalisse 19 e 12, accento circonflesso, e i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo erano molti diademi, e portava scritto un nome che nessuno conosce, fuorché lui. Revelation 19 e 12, accento circonflesso, and his eyes are a flame of fire, and crowns are on his head, and there is a name in writing, of which no man has knowledge but himself. Apocalisse 19 e 13, accento circonflesso, era vestito d'una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Revelation 19 e 13, accento circonflesso, and he is clad in a robe washed with blood, and his name is the Word of God. Apocalisse 19 e 14, accento circonflesso, gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino bianco e puro. Revelation 19 e 14, accento circonflesso, and the armies which are in heaven van after him on white horses, clad in delicate linen, white and clean. Apocalisse 19, 15, accento circonflesso, e dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro. E calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'Onnipotente e Dio. Revelation 19, 15, accento circonflesso, and out of his mouth comes a sharp sword, with which he overcomes the nations. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Dopo la lettura di questo meraviglioso capitolo 19 di Apocalisse, lo incollo anche qui nella scrittura automatica per insegnare il microfono quando salverò il file che stiamo scrivendo. Come vedete, è tutto incollato nel file che stiamo portando avanti in Apocalisse 19. Lo salviamo . Ecco, dopo averlo salvato, adesso diamo lode e gloria al Signore con la lettura, sapendo che il Signore è vicino a noi e non ci abbandonerà
mai, nonostante noi sempre siamo persone con il collo duro. Ripeto stasera molte volte che siamo tutti dei peccatori, peccatori ingalliti. E volendo o non volendo, pecchiamo. E stasera il Signore ha pietà di ognuno di noi. E sicuramente qualcuno stasera ha la possibilità di versare tutti i peccati e tutte le cose che abbia fatto ai piedi di Gesù, liberandosene totalmente di tutto il suo peccato, di tutto ciò che lo incute alla nevrosi, all'instabilizzazione della sua anima e del suo cuore. Perché nella nostra mente e nel nostro cuore c'è un contenitore. Il nostro contenitore è il nostro io. E il nostro io ha un limite. Vi porto un similare per farvi capire, perché Gesù all'epoca parlava con similari di quell'epoca per comprendere l'uomo ciò che Gesù diceva e potersi essere compreso da tutta la popolazione. Oggi io vi sto parlando come era di quest'oggi. Avete presente il computer? Il computer c'ha una programmazione e c'ha anche un contenitore di memoria. Un contenitore ha un limite. Quando questo limite si riempie, il computer non va avanti più. Dice la memoria è piena, o liberi la memoria o io non cammino più. E così è il nostro io, e così è la nostra mente, e così è il nostro essere. Quando noi abbiamo dei peccati internamente e ne accumuliamo degli altri, e tante altre cose che gli inseriamo, pensieri, nevrosi, difficoltà, problemi in famiglia e tante altre cose, la nostra mente si riempie e andiamo in tilt. In che senso? Primo, o ci viene una malattia mentale o va a scaricare nelle ossa con dei problemi ortopedici, nelle gambe, nelle braccia, nelle spalle, nelle dita, o delle fobie nella mente, o dei tic, o di altre cose che noi non possiamo più controllare, questi problemi che ci vengono addosso. Ecco, vi ho fatto capire, se stasera voi volete liberare la vostra mente, il vostro corpo, la vostra psiche, è giunto il momento di farlo. Come? Semplice. Stasera piegate le ginocchia ovunque vi trovate, anche lì a casa vostra, nel gabinetto, nella vostra stanza, nel vostro sgabuzzino, nel caffè dove siete, nel ristorante dove vi trovate, nel cinema, ovunque avete un telefonino in mano e state ascoltando e vedendo questo video, oppure quando questo video sarà salvato e fra un giorno, l'altro, un mese, un anno, due, tre, 10 anni,
se il Signore ci lascerà ancora in questo mondo, perché io non vi posso dire quando durerà questo mondo, so soltanto che presto questa grazia si chiuderà. Solo questo vi posso dire. Non posso parlare più di tanto. Non mi è permesso. So soltanto che presto questa grazia si chiuderà. Solo questo vi dico. E non vi dico quando, perché non mi è possibile. Se lo potrei, ve lo direi. Ma solo vi dico che presto questa grazia si chiuderà. E dove andrete? In nessun luogo che desiderate voi poter andare, perché sarete preda del nemico, di Satana, del diavolo, di chi si prenderà cura di voi, della vostra mente, del vostro corpo e della vostra anima, e vi metterà nel luogo giusto che meritate, o consapevole o non consapevole, andrete a finire nello stagno di fuoco ardente. Non che ve lo sto dicendo io che desidero che voi andate là. No, per carità, io sto cercando di tirarvi fuori da quel luogo che dovreste andare a finire, dicendovi adesso, oggi, stasera, piegate le ginocchia e chiedete perdono a Dio attraverso Gesù. E stasera stesso voi vi salverete da questa infame situazione che il nemico vi sta trasportando, consapevole o non consapevole, vi sta tirando fuori dalla grazia di Dio. Ora, mettendo tra parentesi, chiudiamo questa tra parentesi e andiamo avanti nella lettura di Apocalisse 19. Se Dio ce lo permetterà e il tempo è a disposizione, lo leggeremo e faremo tesoro di questo, ciò che dice la parola di Dio in Apocalisse 19. Sappiamo che questo capitolo è un capitolo molto, molto, molto importante e dà dei segnali a tutti quelli che comprendono questi segnali. Se non arrivate a comprenderle, chiamatemi. C'è il mio numero di telefono, ogni webcam che faccio o ogni video che lancio nella chat in online. C'è il mio sito anche nel profilo, dove potete rintracciarmi tra numeri di telefono e altri siti e altri e altro e altre cose ancora che sono dentro il sito. Bene, a Dio sia la gloria in Cristo Gesù. Amen. In questo capitolo i nostri cari che hanno scritto la traduzione hanno intitolato questo capitolo Gioia e trionfo nei cieli, le nozze dell'agnello. E dal primo versetto dice: queste cose udii nel cielo una gran voce come di una folla immensa che diceva: alleluia. La salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione
e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lui, di lei. E dissero una seconda volta: Alleluia! Il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Fermiamoci un attimo qui, dando il tempo anche al microfono di raggiungerci con la scrittura automatica. Dall'1 al 3 ci fa capire che un fumo e una voce si udì che veniva nel cielo e nell'alto si vedeva un fumo. Che cosa poteva raffigurare? Questa voce non faceva altro che una grande folla diceva e si esprimeva: Alleluia! La salvezza, la gioia, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio. Vedete, acclamavano la potenza di Dio una grandissima folla, ma chi non ha mai minimamente compreso questa grande folla, quando potrebbe essere? Io vi accenno qualcosa. Avete visto nei film una vastissima cavalleria, grandissima, quando è al galoppo, e specialmente se si trova in una zona dove c'è polvere, e mentre cavalca un gran polverone sale e si vede una vastissima pianura, grandissima, di cavalieri che corrono all'impazzata per raggiungere l'obiettivo. E gridano, Alleluia! Al Dio onnipotente, a Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E qui, oltre a questo, vediamo un giudizio della grande prostituta che Dio punì. E questa grande città che viene giudicata dell'Altissimo nostro Signore, nostro Padre, per la potenza che Lui ha e ha tramandato per secoli e secoli. E qui ancora vediamo quel fumo che sale, quel grido di potenza che viene da quella grande moltitudine. Alleluia! No, ancora una volta che gridano all'Eterno Dio.
E qui vediamo ancora dal quarto versetto dove dice: allora i 24 anziani e le quattro creature viventi si prostrarono, adorarono Dio che siede sul trono e dissero Amen, Alleluia. Vedete, dopo questa grande moltitudine che si sono radunati attorno a quella potenza di Dio in quella pianura, in quel corteo, io vi parlo per farvi capire, ma in quel corteo, in quella grande piazza, c'è l'Eterno, e Dio Onnipotente, che grida con potenza dall'alto. E vediamo che i quattro anziani, allora i 24 anziani e le quattro creature viventi si prostrarono, adorarono Dio che siede sul trono e dissero Amen, Alleluia. Avete presente, vi faccio un esempio, quando i Re Magi raggiunsero il piccolino Gesù, che ci narra la storia, quando i Re Magi si sono arrivati nella grotta dove la storia ci racconta, si sono prostrati e adorarono il nostro piccolo Gesù, portandoci dei doni, ognuno il suo dono. E noi vediamo come questi anziani, 24 anziani, che si prostrarono insieme alle quattro creature viventi davanti alla potenza di Dio. Io vi sto mostrando queste cose con un miraggio incandescente. In questo momento ve lo sto mettendo davanti ai vostri occhi. E chi è sensitivo vede tutto questo immenso, grandissimo, davanti alla potenza di Dio. L'acclamazione di queste persone e quattro creature che si inchinano davanti alla potenza di Dio e dissero Amen, Alleluia. E dal quinto versetto, dal trono venne una voce che diceva: lodate il nostro Dio. Voi tutti suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi. Qui ci raffigura non solo ai 24 che erano lì che si sono inchinati e alle quattro creature che si sono prostrate davanti all'Eterno, ma una voce venne e disse: voi tutti insieme, voi tutti, conclude, anche me e anche voi che siete qui, che state ascoltando, che state vedendo oggi, domani, dopodomani, l'anno prossimo,
fra 10 anni, fra 20 anni, fra 100 anni, se Dio mette a disposizione questo tempo. Io vi sto parlando globale per non farvi allarmare, ma so soltanto che questa grazia presto si chiuderà. Da un lato non vi faccio allarmare, dall'altro lato vi dico: datevi una botta, una spinta, fate quello che dovete farlo, fatelo subito, perché domani non si sa. Se questa grazia si conclude con la chiusura della grazia. E dal sesto versetto dice: poi udì come la voce di una gran folla e come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni, che diceva: alleluia! Perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Vedete? Una grandissima folla proclamava per tutto quella zona che si era invasa da tutta quella moltitudine. E diceva: rallegriamoci, rallegriamoci con un'atmosfera, con una voce tutta unita, che sembravano fulmini, tuoni, all'insieme. Sembrava qualcosa di soprannaturale. E qui ci dice che diceva: rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. La sua sposa si è preparata. E tu? E tu? Ti sei preparato? Te? Ti sei preparata? Non sei pronta? Non sei pronto? Guai per te. Guai per te! Che non sei pronta! Non sei pronto! Perciò stasera cingiti i fianchi, stringi i denti, ammorbidisci il tuo collo duro e ammorbidisci le tue ginocchia e inchinati in ginocchio e piangi mentre chiedi perdono davanti la potenza di Dio Altissimo. Inchinati! Inchinati! E proclama ciò che tu hai di bisogno
dicendogli a Dio attraverso Gesù: desidero portare tutti i miei peccati a te, Padre. Ungimi dall'alto, perdonami e donami ciò che in questo momento stai donando a tutti i tuoi santi, a tutti i tuoi angeli, per l'eternità. E solo così sarai ammesso alla gloria eterna, alla grande popolazione del popolo di Dio. E qui dal versetto 8 dice: le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Vedete, se riesci stasera a chiedere perdono a lacrime di sangue, sarai vestita di lino fino, puro. Vedi? Sarai purificata, lavata. E vestita di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Tu sarai risplendente come chi è puro nella purezza di Dio e di Gesù. E dal 9° versetto dice: e l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Beati quelli che sono invitati alle nozze dell'agnello, dice qui. Stasera, se tu riesci a ammorbidire il tuo collo duro, a ammorbidire le tue ginocchia e piegare le tue ginocchia qui davanti a Dio, davanti a Gesù, sarai ripulita, vestita di lino fino, della purezza della gloria di Dio, la purezza dei santi, e sarai ammessa al popolo di Dio. E qui dice: poi aggiunse queste cose, aggiunse questo, sono le parole veritieri di Dio. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati dal farlo. Io sono un servo come te, come i tuoi fratelli, che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Vedete, che un angelo
apparve in quel momento e chi erano lì presenti gli disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Vedete, lo fece scrivere e stasera lo sta facendo scrivere qui in questo Dragon Pad con il microfono automatico. Lo sta facendo scrivere ancora una volta. Dicendo dei tempi, non si comprendevano queste parole. Queste parole dell'Apocalisse erano così pesanti, così dure da comprendere, che quando io il primo, l'ho letta, arrivata all'Apocalisse, chiudevo la Bibbia e ritornavo di nuovo alla Genesi, perché non la comprendevo, non comprendevo ciò che Dio aveva dato possibilità. Aveva dato questa possibilità a ognuno di noi di esprimersi nella semplicità della purezza dei suoi occhi, della sua visione. Perché vi dico questo? Perché la purezza di Dio, quando arriva, arriva per tutti, come una pioggia di benedizioni eterne. Come vediamo, la prima pagina si è riempita con tutto quello che abbiamo detto e abbiamo conservato in documenti preziosi, perché ciò che abbiamo detto varcherà l'orizzonte di tutti i tempi, verrà corretta e verrà anche tradotta con i migliori traduttori in online per essere visiva, comprensiva per tutto il mondo intero. E qui vediamo come nel versetto della seconda parte di Apocalisse, sempre in Apocalisse 19, seconda parte, dove è affermato un testo da parte di chi ha
ha tradotto la Sacra Bibbia in italiano. Gli ha messo questo testo: Seconda venuta di Cristo, vittoria sulla bestia e sul falso profeta. E dall'undicesimo versetto dice: poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. Vedete? Si vide nel cielo aperto apparire un cavallo bianco. E c'era una persona che lo cavalcava, questo cavallo bianco, fra cui il nome era fedele e veritiero. Cosa vuol dire questo fedele e veritiero? Perché ciò che ci sta confermando attraverso questa scrittura, c'è una fede veritiera e fedele. Tutto quello che stiamo leggendo ha un fondo divino. Dio fece trascrivere dai suoi eletti. E qui la leggiamo in italiano, tradotta e riscritta. E questo fedele e veritiere, perché giudica e combatte con giustizia. Vedete? Giudica tutta la terra e combatte con giustizia. Contro chi? Contro chi? Se non contro il nemico delle nostre anime. Il diciesimo versetto dice: i suoi occhi erano una fiamma di fuoco. Oh, mi sembra come un film. Sapete quando raffigurano quegli occhi incandescenti, fiamma di fuoco i suoi occhi. Sul suo capo vi erano molti diademi. Caspita, era tutto ripieno di diademi. E portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Lui, solo lui conosce. E dal tredicesimo versetto dice: era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Vedete come si racchiude il cavallo bianco, quella persona incandescente, vestito una veste bellissima.
e sulla testa tanti diademi. E il nome suo lo conosceva soltanto lui, l'Eterno. Una qualche cosa che vi viene nella mente in questo momento potrebbe raffigurare questo immenso che vi sto lanciando. È difficile vederlo, ma io ve lo sto lanciando. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra. Ed erano vestiti di lino bianco e puro. Vedete come coincidono quella cavalleria che vi ho proiettato nella mente all'inizio, quella grande cavalleria che viaggiava in quella pianura dove la polvere dei piedi dei cavalli che cavalcavano così svelti alzavano al cielo una nube di polvere. E dove i suoi vestiti erano di lino fino, bianco, puro, incandescente. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni ed egli le governerà con una verga di ferro. Vedete? Tutte le nazioni saranno sotto il suo dominio. E li governerà, perché dalla sua bocca uscirà una spada incandescente che governerà e incuterà una grande su tutta la terra e piggerà il tino del vino nell'ira ardente onnipotente e sulla veste e sulla coscia porterà scritto questo nome: me, Signore dei Signori. Gloria a te, Padre onnipotente, per questa affermazione di stasera che tu stai rivelando ai quattro orizzonti in tutta la terra, in tutto l'universo. Stai donando una rivelazione profetica. La gloria sia a te, Padre, nei cieli e sulla terra. E dal 17° versetto dice: poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volavano in mezzo al cielo: venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio, per mangiare carne di re, di capitani, di prodi,
di cavalli e di cavalieri, di uomini d'ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi, e viri la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. Ma, attenzione, ma la bestia fu presa e poi lei fu presa il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia. Vedete? E quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo. Ricordatevi di ciò che vi ho mandato per effetto quella raffigurazione di quel cavallo bianco e di quella grande immagine di quella persona con vestito di lino fino, e dalla sua bocca usciva una fiamma come di spada che dominava tutta la terra. Lui vinse la bestia e tutti quelli che erano insieme alla bestia, che la bestia ha sedotto, ha sconfitto tutti quelli che acclamavano la bestia e tutti insieme li gettò nello stagno di fuoco ardente. Nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, e il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo che vi ho proiettato. E tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Ci fu cibo a volontà per gli uccelli del cielo. Furono saziati dalla carne di quelle creature che la bestia ha sedotto. Satana legato il regno millenario di Cristo. Questo è il prossimo capitolo che, Dio volendo, quando Lui ce lo permetterà, diremo qualcosa. Se Dio ce lo permetterà, innanzitutto, stasera, ringraziamo il Signore per questo capitolo che il Signore ci ha fatto leggere. Adesso ringraziamo il Signore e, se c'è tempo, visiteremo con il MP3 qualcosa che abbiamo detto, se c'è tempo, senza impegni, da parte nostra e da chi deve andare a letto. Intanto
questo foglio prezioso stasera, scritto con il pugno dello Spirito Santo, che lui ci ha permesso di trascrivere in questo bellissimo programma che mentre parliamo scrive Natural Drago 13. Bene, dato che abbiamo salvato il foglio, possiamo riscrivere ancora qualcosa per ringraziare il nostro Dio di tutto quello che ci ha fatto leggere, meditare e comprendere, perché comprendere? Beh, una volta quando leggevo questo capitolo, ve l'ho detto all'inizio, che appena arrivavo all'Apocalisse chiudevo la Bibbia e ritornavo alla Genesi, perché non comprendevo cosa Dio aveva preparato per noi. Era troppo difficile, e ancora troppo difficile per qualcuno che non è addentrato alla realtà che è soprannaturale. Dio dona a tutti quelli che chiedono di comprendere tutto ciò che è scritto nella Bibbia, il naturale e il soprannaturale, l'oscurità e la luce. Ecco perché prima di accostarsi a leggere la Bibbia è dovere che si china il capo e si prega il Signore, dicendogli: papà, oggi desidero leggere la tua parola. È mio desiderio, papà, leggere la tua parola nella Bibbia. Ed è mio desiderio. Desidero comprenderlo, soprattutto per comprendere il tu hai fatto scrivere,
Perché se io non lo comprendo, Padre, io sono nel buio, oscurità. Non c'è luce dentro di me se non comprendo ciò che io leggo nella tua parola. Padre, illumina i miei occhi e fa entrare la luce tua dentro di me e allarga i confini interni e esterni della mia gioia che tu desideri illuminare. Stop. Questa non è una formula, è una preghiera che mi è uscita dal cuore. E non devi neanche dire, oh, e se dimentico questa preghiera e non la so dire, dilla come vuoi, che ti esce dal cuore, ma di al Padre che ti illumina a comprendere la sua parola, per avere la sua luce dentro di te, che rifletterà all'esterno della tua vita e irradierà tutti quelli che ti stanno attorno. Vedi? Non c'è una formula, non c'è una statistica di preghiera che per forza la devi dire così. Dilla come vuoi, ma il contesto è di chiedere aiuto all'Eterno. Lui è padrone della Bibbia e lui ti darà il consenso di aprire il tuo cuore, la tua anima, a leggerla, a comprenderla e a spiegarla a tutti quelli che ti verranno davanti. Se quelli stanno te stessa, tu sarai illuminato o illuminata dalla luce di Dio. Possiamo dire un amen? Amen! Alleluia! Gloria a te, Padre! Gloria a tuo nome, Padre. Gloria a tuo figliolo, Gesù Cristo, che tu lo hai benedetto con la sua venuta sulla terra e hai portato questa grande potenza che include anche me. Grazie, Padre, nel nome di Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Io concludo in questo momento con la scrittura automatica e desidero accendere qualche lettura, se mi è possibile, della prima lettera che abbiamo scritto. Questa la salviamo. Salve. Ecco, questa è la prima lettera che abbiamo scritta. Non vi preoccupate se c'è qualche errore, sarà ripristinata presto. Con calma la ripristineremo e poi la faremo tradurre dai migliori.
il traduttore in online. Copia. Abbiamo chiuso il microfono perché sembrava un po' impazzito dove doveva scrivere, non trovava il luogo giusto perché avevo chiuso. E andiamo a incollare una parte perché è troppo grossa questa lettera. Vediamo fino a quando riesce Google a inserirsi. Vediamo. Vediamo un po'. Vediamo un po' fino a dove arriva. Vedete, il traduttore ha scritto all'inizio ciò che ho detto, non sapeva dove scrivere, l'ha scritto all'inizio. Non ha importanza. Ok, vediamo dove arriva. Il limite è arrivato fin qui. In qualche versetto del capitolo 19 fino all'8. Perfetto. Attenzione, state attenti, se c'è qualche errore non vi preoccupate. Ecco, questa è la prima lettera che abbiamo scritta, non vi preoccupate, se c'è qualche errore sarà ripristinata presto con calma a ripristinare e poi la vedremo tradurre dai migliori traduttori. Gloria. Dio, alleluia, amen, gloria di Dio, buonasera a tutti, Dio ci ha benedetto stasera, il Signore sicuramente farà miracoli a tutti noi, innanzitutto vogliamo pregare e benedire la parola di Dio in Apocalisse 19, che il Signore possa perdonare i peccati prima di ogni cosa, che possa darci che in questo momento, palesando Dio d'amore, a questo momento vogliamo mettere tutto davanti al tuo figliolo Gesù Cristo Padre, tutto quello che in questo momento desideriamo essere sempre più vicino attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo, è vero. Che non meritiamo questa grazia, è vero che non meritiamo niente perché siamo sempre persone con il collo duro e cerchiamo sempre di deviare, ma stasera, Signore Padre 11, dall'alto, fare di noi persone. Nuove persone che desiderano acquisire saggezza, potenza, sicurezza, felicità, gioia e salute, principalmente la salute, Padre, perché la salute è la cosa più bella che esista al mondo e noi stasera, Padre, te lo chiediamo nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, 11, Padre, ricopri ancora tutto il mondo intero con le tue mani potenti e donnaci quella spiritualità, quell'intelligenza, quell'amore che abbiamo. Bisogno è vero, Padre, che tutto questo che ti chiediamo è assurdo, non lo meritiamo, ma siamo convinti che tu ci vai perdonato e ci darai quello che ci stiamo chiedendo, perché te lo stiamo chiedendo per grazia, stiamo chiedendo per amore nel tuo figliolo, grazie Padre, questa gioia e questa misericordia, siamo sicuri che tu c'era da soprattutto, Padre, ti chiediamo di benedire le nostre famiglie la più piccola, più grande, benefici e soprattutto ancora le vedove e gli anziani, i senza tetto, gli ammalati, gli orfani, ancora quanti sono senza lavoro, ancora quanti sono nei paesi bassi, nei paesi sotto. Sviluppate, Padre, ti chiediamo nuove unzioni per tutto l'universo, grazie Padre che tu sicuramente non ci abbandonerà mai e ci darai più che stiamo veramente aspettando con gioia, con amore e con potenza.
Grazie Padre, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu hai benedetto in eterno ame gloria a te Padre, dopo la lettura di questo meraviglioso capitolo 19 di Apocalisse, lo incollo anche qui nella scrittura automatica per insegnare il microfono quando salverò il file che stiamo scrivendo Apocalisse 19 Revelation 19 Apocalisse 19 1 accento circonflesso. Dopo queste cose udii come una gran voce d'una immensa moltitudine nel cielo che diceva Alleluia, la salvazione e la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio. Revelation 19, 1 a 100 circonflesso. After these things there came to my ears a sound like the voice of a great band of people in heaven, saying, Praise to the Lord, salvation and glory and power be to our God. Apocalisse 19, 2 a 100 circonflesso, perché veraci e giusti sono i suoi giudici, poiché egli ha giudicata la gran meretrice che corrompeva la terra con la sua fornicazione e ha vendicato il sangue dei suoi servitori, ridomandandolo dalla mano di lei. Revelation 19, 2 a 100 circonflesso, for true and upright are his decisions, for by him has the heavy woman been judged, who made the earth and calling with the seas of her body, and has given her punishment for the blood of his servants. Apocalisse 19, 3 a 100 circonflesso, e dissero una seconda volta, Alleluia, il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Revelation 19, 3 a 100 circonflesso, and again they said, Praise to thee, Lord, and their smoke went up forever and ever. Apocalisse 19, 4 a 100 circonflesso, e i 24 anziani e le 4 creature viventi si gettarono giù e adorarono il Dio che siede sul trono, dicendo, Amen, Alleluia. Revelation 19, 4 a 100 circonflesso, and the 4 and 20 rulers and the 4 beasts bent down on their faces and gave worship to God who was seated on the Isaiah, saying, Even so. Praise to thee, Lord. Apocalisse 19, 5 a 100 circonflesso, e una voce partì dal trono dicendo, Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete piccoli e grandi. Revelation 19, 5 a 100 circonflesso, and a voice came from the Isaiah, saying, Give praise to our God, all his servants, small and great, in whom is the fear of him. Apocalisse 19, 6 a 100 circonflesso, poi udii come la voce di una gran moltitudine, come il suono di molte acque e come il rumore di forti tuoni, che diceva Alleluia, poiché il Signore il Dio nostro, l'Onnipotente, ha preso a regnare. Revelation 19, 6 a 100 circonflesso, and there came to my ears the voice of a great army, like the sound of waters, and the sound of loud thunders, saying, Praise to the Lord, for the Lord our God, ruler of all, is king. Apocalisse 19, 7 a 100 circonflesso, rallegriamoci e giubiliamo e diamo a lui la gloria, poiché sono giunte le nozze dell'agnello, e la sua sposa si è preparata. Revelation 19, 7 a 100 circonflesso, let us be glad with the light, and let us give glory to him, because the time is come for the Lamb to be married, and his wife has made herself ready. Apocalisse 19, 8 a 100 circonflesso, e le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Revelation 19, 8 a 100 circonflesso, and to her it was given to. Bene, questo è quello che ha potuto leggere Google. Adesso ingoleremo il seguito. Siamo fino al 19:8 in italiano. Dobbiamo copiare dal 19:8 in inglese in poi.
Adesso vi faccio ascoltare dall'Apocalisse 19:8 in inglese in poi. Revelation 19, 8 accento circonflesso and two eri tuos given to be clad in delicate linen, clean and shining. For the clean linen is the righteousness of the saints. Apocalisse 19, 9 accento circonflesso e l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze e mi disse, queste sono le veraci parole di Dio. Revelation 19, 900 circonflesso and I said to me, put in the book, appear the set the breed feast of the Lamb, and I said to me, these are the true words of God. Apocalisse 19, 10 accento circonflesso, e io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo. Ed egli mi disse, guardati dal farlo, io sono tuo conservo e dei tuoi fratelli che servano la testimonianza di Gesù. Adora il Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Revelation 19, 10 accento circonflesso, and divan on my face before his feet to give him worship. And I said to me, see you do it not. I am a brother servant with you and with your brothers who keep the witness of Jesus. Give worship to God, for the witness of Jesus is the spirit of the prophet's word. Apocalisse 19:11 accento circonflesso, poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. Revelation 19:11 accento circonflesso, and the heaven was open, and he saw a white horse, and there was seated on it was now made certain and true, and he is judging and making war in righteousness. Apocalisse 19:12 accento circonflesso, e i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, e sul suo capo erano molti diademi, e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Revelation 19:12 accento circonflesso, and he said, sarà flame of fire, and crowns are on his head, and there is a name in writing, of which no one has knowledge of good things. Apocalisse 19:13 accento circonflesso, era vestito nella veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Revelation 19:13 accento circonflesso, and he is clad in a robe washed with blood, and his name is the word of God. Apocalisse 19:14 accento circonflesso, gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino bianco e puro. Revelation 19:14 accento circonflesso, and the armies which are in heaven and after him on white horses, clad in delicate linen, white and clean. Apocalisse 19:15 accento circonflesso, e dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro. E calcherà il filo del vino e dell'ardente ira dell'onnipotente Dio. Revelation 19:15 accento circonflesso, and out of his mouth comes a sharp sword, with which he overcomes the nations. Come vedete, è tutto incollato nel lo salviamo dopo averlo salvato. Adesso diamo lode e gloria al Signore con la lettura, sapendo che il Signore è vicino a noi e non ci abbandonerà mai nonostante noi. Sempre siamo persone con il collo duro, ripeto stasera molte volte, che siamo tutti dei peccatori, peccatori incalliti e volendo o non volendo, perché stasera il Signore ha pietà di ognuno di noi. Sicuramente qualcuno stasera ha la possibilità di versare tutti i peccati e tutte le cose che abbia fatto ai piedi di Gesù, liberandosene totalmente di tutto il suo peccato, di tutto ciò che lo incute. Alla nevrosi e all'instabilità stazione della sua anima e del suo cuore, perché nella nostra mente e nel nostro cuore c'è un contenitore, il nostro contenitore è il nostro io e il nostro io ha un limite. Riportò un similare per farvi capire, perché Gesù all'epoca parlava con similari di quell'epoca per comprendere all'uomo ciò che Gesù diceva e potersi essere compreso da tutta la popolazione oggi. Visto parlando come era di quest'oggi, avete presente,
computer già ha una programmazione. C'era anche un contenitore di memoria, un contenitore ha un limite, quando questo limite si riempie. Il computer non va avanti più, dice la memoria è piena, o libera la memoria, io non cammino più, è così, è nostro, io è così, è la nostra mente è così, il nostro essere, quando noi abbiamo dei peccati, internamente ne accumuliamo degli altri e tante altre cose che gli inseriamo pensieri. Fin qui la parola che ha potuto registrare Google e arriva fino a questo punto. Accumuliamo degli altri e tante altre cose che gli inseriamo pensieri. Perfetto. Ci siamo. Sto copiando il rimanente, lo copio tutto, se lo prende tutto finiamo presto perché si è fatto tardi e domani devo andare a lavorare. Inseriamo pensieri, nevrosi di quello che famiglia e tante altre cose. La nostra mente si riempie e andiamo in giro. In che senso? Prima oggi viene una malattia mentale o va?
scaricare nelle ossa con dei problemi ortopedici le gambe e le braccia, nelle spalle, nelle dita o delle fobie nella mente dei picco di altre cose che noi non possiamo più controllare, questi problemi che ci vengono addosso. Ecco, l'ho fatto capire. Se stasera voi volete liberare la vostra mente, il vostro corpo, la vostra fisica, è giunto il momento di farla. Come semplice stasera, piegate le ginocchia ovunque. Vi trovate anche lì a casa vostra, nel gabinetto, nella vostra stanza, nel vostro sgabuzzino, nel caffè dove siete, nel ristorante dove vi trovate, nel cinema, ovunque avete un telefonino in mano, eh. State ascoltando e vedendo questo video, oppure quando questo video sarà salvato, e fra un giorno all'altro, un mese, un anno, 2 marzo, 10 anni, se il Signore ci lascerà ancora in questo mondo, perché io non vi posso dire quanto durerà questo mondo, sono soltanto che presto questa grazia si chiuderà. Solo questo vi posso dire, non posso parlare più di tanto, non mi è permesso, soltanto che presto questa grazia si chiuderà, solo questo vi dico, e non vi dico quando, perché non mi è possibile, se lo potrei però dire, ma solo vi dico che presto questa grazia si chiuderà, e dove andrete sul luogo che desiderate voi poter andare, perché sarete preda del nemico, di Satana, del diavolo, di chi si prenderà cura di voi nella vostra mente, del vostro corpo e della vostra anima, e vi metterà nel luogo giusto. Che meritate, o consapevole o non consapevole, andrete a finire nello stagno di fuoco ardente? Non che vero, sto dicendo io che desidero che voi andate alla carità, io sto cercando di tirar fuori da quel luogo che dovreste andare a finire, dicendovi adesso, oggi, stasera, piegate le ginocchia e chiedete perdono a Dio attraverso Gesù, e stasera stesso voi vi salverete da questa infame situazione che nemico vi sta trasportando, consapevole o non consapevole, vi sta tirando fuori dalla grazia di Dio. Ora mettendo 8, chiudiamo questa 8 e andiamo avanti nella lettura di Apocalisse 19, se Dio ce lo permetterà, il tempo è a disposizione, lo leggeremo e faremo tesoro di questo, ciò che dice la parola di Dio in Apocalisse 19. Sappiamo che questo capitolo è un capitolo molto 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 importante e dà dei segnali a tutti quelli che comprendono questi segnali. Se non arrivate a comprenderle, chiamatemi, che il mio numero di telefono, ogni programma che faccio, ogni video che l'angelo nella chat, e non mai c'è il mio sito, anche nel capo, nel profilo, dove potete rintracciare tra numeri di telefono e altri siti e altri e altro e altre cose ancora. Che il sito bene a Dio sia la gloria in Cristo Gesù. A me in questo capitolo, i nostri cari che hanno scritto la traduzione hanno intitolato questo capitolo Gioia e trionfo nei cieli, le nozze dell'agnello, e da primo versetto dice: queste cose udì nel cielo una gran voce come di una folla immensa che diceva: alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi, e gli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, e l'ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lui, di lei, e dissero una seconda volta: alleluia, il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Fermiamoci un attimo qui, dando il tempo anche al microfono di raggiungerci con la scrittura automatica dall'1 al 3, ci fa capire che un fumo è una voce ude che veniva nel cielo e nell'alto, sì. Vedeva un fumo, che cosa poteva raffigurare questa voce? Non faceva altro che una grande folla, diceva, e si esprimeva: alleluia, la salvezza, la gioia, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio. Vedete, acclamavano la potenza di Dio una grandissima folla, ma chi non ha mai minimamente compreso questa grande folla, quando potrebbe essere? Io vi accenno qualcosa, avete visto nei film una vastissima cavalleria grandissima quando è al galoppo, e specialmente si trova in una zona dove c'è polvere, mentre cavalca un gran polverone e sale, e si vede una vastissima pianura grandissima di cavalieri che corrono all'impazzata per raggiungere l'obiettivo, e gridano alleluia al Dio onnipotente, a lui sia la gloria nei secoli dei secoli, a me. Qui, oltre a questo, vediamo un giudizio della
Grande prostituta che Dio punì è questa grande città che viene giudicata dall'Altissimo nostro Signore nostro per la potenza che Lui ha e ha tramandato per secoli e secoli, e qui ancora vediamo quel fumo che sale, quel grido di potenza che viene da quella grande moltitudine, alleluia, nuovo ancora una volta, che gridano all'Eterno Dio, e qui vediamo ancora dal quarto versetto dove dice: allora i 24 anziani e le quattro creature viventi si prostrarono e adorarono Dio che siede sul trono e dissero a me, alleluia, attorno a quella potenza di Dio in quella pianura, in quel corteo, io vi parlo per farvi capire, ma in quel corteo, in quella grande piazza, c'è L. Fin qui si è fermato il nostro traduttore. Andiamo a copiare l'altro e finiamo.
L'audio più piano perché sennò disturbiamo. È troppo tardi. I 24 anziani e le 4 creature viventi si prostrarono e adorarono Dio che siede sul trono e dissero a me alleluia attorno a quella potenza di Dio in quella pianura e in quel corteo io vi parlo per farvi capire, ma in quel corteo, in quella grande piazza c'è l'Eletta e Dio Onnipotente che grida, con potenza da lei veniamo, che i 4 anziani allora, i 24 anziani e le 4 creature viventi, sì. Prostrarono, adorarono Dio che siede sul trono e dissero a me, alleluia, avete presente, vi faccio un esempio, quando i re magi raggiunsero il piccolino Gesù che ci narra la storia, quando il re magi, sì. Sono arrivati nella grotta dove la storia ci racconta, si sono prostrati e adorarono il nostro piccolo Gesù portandoci dei doni, ognuno il suo dono, e noi vediamo come questi anziani, 24 anziani che si prostrarono insieme alle 4 creature viventi davanti alla potenza di Dio, io vi sto mostrando queste cose con un miraggio incandescente in questo momento, ve lo sto mettendo davanti ai vostri occhi. E chi è sensitivo vede tutto ciò cui esce lo in mezzo grandissimo davanti alla potenza di Dio, l'acclamazione di queste persone e 4 creature che si inclinano davanti alla potenza di Dio e dissero a me alleluia, e dal 5° versetto dal trono venne una voce che diceva allora a te il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temente, piccoli e grandi, qui si figura non solo ai 24 che ero lì che si sono inchinati e alle 4 creature che si sono prostrati davanti all'Eterno, ma una voce venne e disse poi, tutti insieme voi, tutti, conclude anche me e anche voi che siete qui, che state ascoltando, che state vedendo oggi, domani, dopodomani, l'anno prossimo, fra 10 anni, fra 20 anni, facendo a Dio, mette a disposizione questo io vi sto parlando globale per non farvi allarmare, ma so soltanto che questa grazia sto si chiuderà da un lato, non vi faccia allarmare, dall'altro lato dico datevi una botta, una spinta, fate quello che dovete farlo, fatelo subito perché domani non si sa se. Questa grazia si conclude con la chiusura della grazia e dal 6° versetto dice poi udì come una la voce di una gran folla e come il fragore di grande acque e come il rombo di forti tuoni che diceva ah, perché il Signore, nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno, rallegriamoci e esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata a rete. Una grandissima folla proclamava quella zona che si era invasa da tutti quella moltitudine e diceva rallegriamoci, rallegriamoci con un attimo, spera con una voce tutta unita che sembravano fulmini tuoni. All'insieme sembrava qualcosa di solo naturale che diceva rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria perché sono giunte le nozze e si è preparata la sua sposa, si è preparata, ti sei preparato. Preparata non sei, pronta non sei pronto, vuoi perché guai perché non sei pronta, non sei pronto, perciò stasera cinge, censiti i fianchi, stringi i denti, ferisce il tuo collo duro e ammorbidisce le tue ginocchia e infine in ginocchio e piangi, mentre io perdono da avanti la potenza di Dio, altissimo inclinati e proclama ciò che lo hai di bisogno, dicendogli addio attraverso Gesù desidero portare tutti i miei peccati, arte, ungimi della perdonami e donami ciò che in questo momento stai donando a tutti i tuoi santi per l'eternità e solo così sarai ammesso alla gloria eterna, alla grande popolazione del popolo di Equidel 108, dice le di vestirsi di lino, fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste, di vestita lino, fino prende e puro, poiché sono le opere giuste dei santi, tu sarai risplendente, come che è puro nella purezza di Dio e di Gesù, e dal 9° versetto dice l'angelo, mi disse, è scritto, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze del
Queste sono le parole veritiere di Dio. Sono invitati alle nozze dell'agnello. Dice qui stasera, se tu riesci a ammorbidire il tuo collo duro, a ammorbidire le tue ginocchia e piegare le tue ginocchia qui, sarai ripulita, età di lino della purezza della gloria di Dio, purezza dei santi, e sarà ammessa al popolo di Dio. E qui dice queste cose, le parole veritieri di Dio. Io mi prostrati per adorarlo, ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te, come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Rete che una angelo parvi e il killer ripresi in questo drago. Fin qui la parola del Signore. Dobbiamo andare a riprendere il resto. Il resto si è perduto. Non l'ha scritto il microfono. Ci fermiamo qui. Non c'è altro. Si vede che non è stato trascritto. All'ultimo si è riempito il foglio e non mi sono accorto. Bene. Fermiamo qui con una piccola preghiera di ringraziamento al Signore. Gloria a te, Padre. Alleluia. Padre Santo, ti amo con tutto il cuore, con tutta la mia anima. Alleluia, Padre. Ungi me e ungici dall'alto a tutti quanti e fai che possiamo fare la tua volontà oggi. Quelli che questa notte piegheranno le ginocchia davanti a te, sia domani, dopodomani, l'anno prossimo e gli altri anni a venire, che tu ci darai ancora a prosperare. Grazie Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Anch'io dalla parte mia vi benedico tutti quanti, che possiate avere un ripensamento e possiate tornare a Gesù. Questo ve lo garantisco io, che la mia vita è